mia solitaria, una città immaginaria, che si ha vito in un grid, cante palle in una rida. Tutto mondo sa papà, e passaggio d'amore, regolure sta città, e la gioia che te dà, ma che vita sapa buona, vero male se la do. Napoli contraddittoria, Napoli è un'altra storia, Napoli ce vuole amore, sbatto cuore, sbatto cuore. Napoli contraddittoria, Napoli è un'altra storia, Napoli ce vuole amore, sbatto cuore, sbatto cuore. Saccia per quant'anni, ma ne tanta strana gente, cieca, sorda e strabuttente, è la forza sta città, che nessuno sa papà. Chi da non solo te affronta, nasce prima e nasce pronta, e creature già scunnizza, se ne fotterà munizza, sarà vita e va lontano, siete canna puletà. Napoli contraddittoria, Napoli è un'altra storia, Napoli ce vuole amore, sbatto cuore, sbatto cuore. Napoli contraddittoria, buongiorno, Napoli è un'altra storia, anche lei. Napoli ce vuole amore, sbatto cuore, sbatto cuore. A calo parare! Non vi preoccupate, 2 chili di pane e i pannelli di segale per la baronessa, i grattini alla giocata del dottor Di Gennaro. Per ringrazio, d'armatore! Hai saputo parare! Sì, tutto va! Spatto cuore! Ah, ce l'hai fatta! Pure Susila! E dov'è il mio papà? Penso portato a scuola, o signorina Mattia. Già si è fatto fuori i suoi 5? Ehi, ma che Dio, erano piccerezze. Invece vostro era grande e giusto. Era grande e giusto, ma era il mio. Lui starebbe a dieta. E dice che era, non ci venne una buco in tuo stomaco, Marecchietto. O che? Marecchiello, figlio vostro. Io lo capisco l'italiano, sei tu che non sai parlare. Io. Io. O Marecchiello tiene 14 anni e pesa quasi 80 kg. A quanto vuole arrivare? Una faccia, Ricci, che stava da stare. E città l'età lo sviluppo. E questa costituzione è robusta. E come sto nonno, un barone Masciarulo? Non metti in mezzo pure il barone Masciarulo stamattina. Vai. Voi calabresi dovete fare la soppressata, un caffè non è cosa vostra. In carta smeralda, i miei pacioni sullo cappellon con marcano pigliavano not napolitan, troppo scritto ricevano. E per forza, quelli gli americani si bevono e mangiano solo schifezze e poi sono i primi a morire di infarto. Peccato che non sei americano tu. Già sta meditando la mia signora? Medita, medita. Medita. Oggi, meditazione speciale. Perché che? Torna in Londra, o signorino Roberto. Ah, mi eri dimenticato che torna il grande artista. Meno male che quello non mangia, non troppo. Mi orenghe chiona. Assunta, 2 minuti arrivo, eh? Se fra 2 minuti non ne arrivi me ne vado. E salti la settimana. Peggio per te. Ma la settimana no! Assunta, ci sei? Il postino bussa sempre 2 volte. Ma è nato fi... Ah,
apri? La formula! Mamma mia, ma sta cosa la De Filippi non si porta più! Ma io voglio la posta! La posta è vecchia, mo si usa la chat! No, facciamoci una bella chattata in videoconferenza, vieni! Chattona mia! No, mi chiamate chattona! Ma no, chattona, senza i, chat, capito? Apri! Se non mi dici la formula, non ti faccio entrare! Sei assunta? La tabaccaia più bella di Baia? Sì! C'è posta per te! Sali, fan pressa! Dammi sta posta! Ci sta un pacco! Ma che dico un pacco? Un paccone, un doppio pacco! Un container! Un cargo della Federal Express! Una nave cisterna! Quel biscero di mio nipote. Scusa. Pronto? Zio grandissimo, sono io. Ti avevo detto di non disturbarmi fino alle 11. Senti, c'è qui un cliente che ha un problemino a un ponte, gli fa un po' male, dovresti venire. E chi si importa? Tiene appuntamento? Digli di venire domani. Non è possibile perché il cugino del fratello che tu sai. Che tu sai. Fratello? Boss dell'annunziato. Proprio quello, ed è anche un po' alterato il signore. Sentite, dottor Di Gennaro. Dite, caro Catello, dite. Se entro 10 minuti non siete qui, il mio dolore molle potrebbe prendermi alle cervella e non garantisco più le mie azioni, avete capito? Scusi, buon uomo, me lo puoi ripassare un attimo? Ti prego, si fa un press. Vengo subito. Scusa, Catello. Aborto. Maledizione! Stronzo! Ma io quella macchina la conosco! Eppure quella dietro! Apro bene la bocca. Mamma mia! Ecco! No, tranquillo. Non sia mafioso, non sia nervoso. E ci mettiamo poco. Ci mettiamo poco. Senza volere, invece di stringere il bracciolo della poltrona, sta stringendo i miei gioielli. Ah, così ci stiamo accorti, tutti e due hanno facci del male, dottore. Ah, ecco perché. Proporrei, se dovesse sentire fastidio, di alzare la mano, vabbè? L'altra, quella lì. Ecco, non si preoccupi, non sentirà dolore. Non sono chi che mi abbia preoccupato, dottore, siete voi. I tengo i gioielli a portata di mano. Ecco. Qua si dice un ambiente di lavoro rilassante. A buonedì. Bicycle is much better. Didn't help? Oh, you are very kind. Ah, you're not English. No, I'm Napolitan. And you? Well, it's a long story. Mettetelo in conto. E andavo via. Fatto bene perché lo vedi sto cestino, ti facevo un bucio così. Ti dispiace se ti riprendo? Ma no, figurati. Vieni da molto lontano invece? No, aereo fino a Roma. E poi lo dici. 3 giorni e sono già qui. Economico, ecologico e non si rompe il motore. Bastano buone gambe. Buone e anche belle, direi. Ecco, la tua moto is ready. Sei un angelo. È il mio nome, Angelo. Io sono Roberto. Dottore, c'è sempre questo sibilo, è imbarazzante. Soprattutto quando pronuncio le S. Si sente. Vabbè, è la protesi provvisoria che deve essere rettificata. Ma stia tranquilla, quando avrà la protesi definitiva avrà un sorriso perfetto. Voglio vedere, dottor, con 3.000 euro di anticipo. Voi dentisti dovete stare attenti con i prezzi, perché conosco un sacco di persone che si stanno facendo andare a curare i denti a Consola, in Romania. E voi andate in Transilvania a farvi curare i denti? Io capisco che Dracula è esperto di canini, ma molare incisiva da venire sempre. Siete spiritosi.
Dio, scusa il telefono. Pronto? Tesoro? È quasi l'una e mezza. Roberto è già arrivato. E Mattia c'ha il languore. La pasta è già sul fuoco, se si scuoce. No, al dente. Ma quale dente? Al dente deve essere l'otturazione. L'otturazione? C'ha mal naso che... Vabbè, pronto? Dai, pronto, vengo subito. Sì. Chiedo scusa, un'emergenza. Comunque, signora Torisi, con lei ho finito. Adesso verrà il mio assistente e riprendiamo il calco per la protesi definitiva. Va bene? Lei si faccia Natale con fischietto e poi ci vediamo subito dopo le feste. Grazie, dottore. È finito il Natale con fischietto. Pino? Adesso... Pino? 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 Eccomi. Oddio. Che sei impazzito a comparire così? Mi fai un infarto, chi ti prende più a lavorare? Ma sei te che mi hai chiamato, zio? Chiamami dottore. Ah, scusa, zio dottore. No, solo dottore, senza zio. Ah, scusa, solo dottore. Manco il solo, vabbè. Allora. prendiamo il calco per la protesi definitiva della signora Torrisi. Quale protesi? Scherzo sempre. È un fiorentino simpaticissimo. Di Scandicci. Non devo dire che sei di Scandicci. comunque la lascio in ottime mani. È il Leonardo da Vinci degli odontotecnici. Lascio buone mani. Speriamo. Do un'ultima occhiatina alle istruzioni. Lasso. Innanzitutto buongiorno, signore. Questa è la pastina. Diamo una bella rimestolatina. Come va? E devi sapere che io sono veramente molto bravo perché ho una passione per questo mestiere proprio che mi prende tutto, mi piace tutto, anche le parole. Trapanare, Senti che bellezza. Incapsulare, otturare, è poesia. La pastina è pronta, mi metto la mascherina e lei si rilassi, Rilassi. Non ti abbuffare, mamma mia. Quante volte vi ho detto che mi piace mangiare tutti insieme? Non mi potevi aspettare? Tu dici sempre che la pasta deve essere calda e al dente. E poi mamma già sta mangiando. Tua madre non mangia, bruca. Dottor, mangiate un ragù di Bonaria. È una squisitezza. Sì. Se si frega, si secca tutto e ci perde il sapore. Ho visto. Tuo fratello? Adesso scende. Io ho lasciato la signora Torrisi nelle mani di quell'incapace di mio nipote per mangiare tutti insieme e il grande artista si fa aspettare. Roberto disfa le valigie. Valigie? Uno zainetto tiene. Roberto! Mattia, piccolo di mamma, vallo a chiamare. Ma quello ormai parla solo inglese. Bob! Bob! A proposito, il tuo caro figliolo non mi ha manco salutato quando è tornato. Non ti viene in mente che forse fra voi due c'è un conflitto generazionale ancora non risolto? Ancora il conflitto? Si trovasse un lavoro serio piuttosto, invece di pizzicare. Come il tuo? Capodenti part time, giocatore d'azzardo e donnaiolo full time. Ma salutato, mamma sola. Perché donnaiolo? No, allora, io esigo rispetto, chiaro? Innanzitutto, io sono un odontoiatra, chirurgo maxillo facciale. Gioco soltanto per hobby e certamente non sono un donnaiolo. Sai, stamattina uno stronzo mi ha tagliato la strada e mi ha fatto cadere sulla provinciale. Oh, mamma, tutto bene? Non vedo il nesso. Qualcuno con una macchina uguale alla tua. E immediatamente dopo è passata un'altra macchina piena di tabacco. Che c'entro io col tabacco? Ho smesso di fumare da 10 anni, quindi... Tabacco e venere riducono l'uomo. È meglio che mi fermo qua, papà. In genere, mancava solo quello, lo dicevi a quel punto. Maradona! Ma il veterinario gli aveva dato le pillole. Sì, ma non fanno sempre effetto. Mai! Mattia, la scuola? Quando iniziano le feste di Natale? Grazie a Dio da domani. A proposito di Natale, in questa casa ci vuole più rispetto, regole e tradizione. Quindi oggi facciamo albero di Natale e presepe. Io sono cristiano copto e faccio o presepe copto. Fallo copto quando vuoi tu, basta che presepe. Che sarà serena va, il suo sorriso non dà, non dà fastidio a nessuno, e non piace guardare. Grazie.
panettone. Che carino. Se era Pasqua mi davi la colomba. Salve, stavo guardando che bravi ragazzi che abbiamo tirato su, Se lo dice lei. Ma dove vai in vacanza? Resto qui. I miei genitori vanno in montagna, ma io non amo molto la neve. Ah. Speriamo di non mangiare troppi dolci. In fondo il Natale è diventato solo un'occasione per ingrassare. Non deve dire così, lei sta benissimo, non ci sono questi problemi. Però se vuole posso invitarla al mio club ginnico, mi sono iscritto da poco perché, sa, gli anni passano e la ruggine avanza. Perché no? Volentieri. Allora, a presto. Sì. Buon Natale, preside. Anche a lei. A presto. Signor preside. Signor provveditore. Immagino che quella sia la professoressa Tane, vero? Sì, infatti stavo cercando di indagare, un attimo di rendermi conto, di capire. A me non sembrava proprio, sa? Lei sa di questo piccolo equivoco che c'è stato su internet. Io volevo un attimo essere sicuro, capire le cose. A lei lo chiama piccolo equivoco? Quella si è fatta filmare che pareva una pornostar e ha messo il filmato su internet. Beh, ha detto che è stato tutto un errore ed è comunque un'ottima insegnante. Signor Prese de Gallo, io voglio essere sincero con lei. Da quando è arrivato qua, questo liceo è diventato un vero bordello. Stia tranquillo, è tutto sotto controllo. E comunque i ragazzi a me mi amano. Guardi cosa scrivono. Vedo, puro vernacolo napoletano. Credo che lei, anche se nordico, riesca a capirlo, vero? No, ma questa è qualche piccola frangia di contestatori, qualche mela marcia che io estirperò. Ma si sforzi di essere più serio. Tonino, fai subito togliere quella scritta. Dottor Di Gennaro, ma il vostro studio oggi è chiuso? Sì, siamo chiusi fino a Santo Stefano. Solo urgenze. Perché lei ha urgenze? La solita sbiancatura annuale. Con comodo. Magari le lascio un appuntino nella buca. Nella buca? Della posta. E che ho detto? No? Su tutte le ruote, Don Vincenzo, 25 e 12. Vai tesoro, vai a spedire le raccomandate, che alla signorina ci penso io. Le raccomandate? Uè, ti raccomando, Complimenti. Finalmente un Babbo Natale come si deve, proprio. È un'idea promozionale della mia zia che ha la gelateria in piazza. Ice Christmas. Ice Christmas? Ah sì, la gelateria Torrisi, giusto? Cioè, conosco la proprietaria, è una mia cliente. Ottimi gelati. E poi, sei... Piacere. Uno... Gennaro Di Gennaro. Stronzo. Va su. Porta bene. Piacere. In teatro si dice merda. Noi qui in tabaccheria usiamo dire stronzo. Vedrai che vinci il terno secco. Se lo dici tu. Buongiorno, Assunta. Buongiorno, io vorrei ricaricare il telefono. Allora mi dica. Il mio numero è 335. No, me lo segni. Non vorrei sbagliare. Ma che fai? Aia. Poi ti metti a farlo scemo pure con le ragazzine, sì? Oh, cellulare. Che cosa, mi piaceva l'idea pubblicitaria. Ricordati che se ti trovo a letto con un'altra donna che non è tua moglie, sono guai. Signora? Sì. Quando nasce Maria, la Betelemma. Speso per la mia laurea, come vedi, sono stati spesi benissimo.
benissimo. E certo, io ti ho mandato a studiare nelle migliori università italiane perché volevo il meglio per te. Appunto, mamma, vedi che le lauree servono. A feggelato. Sì? Lua Bass si è fermato in confuso. Ho sentito il telefono? Pronto? Sì, casa di Gennaro, cioè Palazzo Masciarulo. A voi volete? Come? Non si sente bene. Non si sente? Palazzo Masciarulo. Pronto? Conto? Quale conto? Il conto del conte? Lei è conte? Conte Pozzan della Ghera? Per conto di zio Guglielmo? Dei baroni di Masciarulo? Quando arriva? Domani. Sei sicuro che non ti ho mai parlato di zio Guglielmo? Zio Gaetano. Zio Pasquale. Chi è su zio Guglielmo? È un fratello di papà. Sei lo zio, è possibile che in tutti questi anni non l'ho mai visto. È sempre vissuto in Argentina. Aveva una fabbrica di non so che. Non mi ricordo di averlo mai conosciuto. A me sta storia dello zietto che torna all'improvviso mi puzza. Ma non è che vuole la casa? Ma che dici? Papà ha fatto tutte le cose in regola, la casa aspettava a me. Ecco, guarda qui. E qual è lui? Non lo so, ero una bambina. Mamma diceva sempre che ci stavano tutti quanti. L'unica che è andata a trovarlo in Argentina è stata la povera zia Antonietta. Ma ricorda zia Antonietta? Raccontava che ha fatto un sacco di soldi. Ma si è pure divertito, eh? La tipica storia del viver che ha dilapidato il suo patrimonio e torna vecchio e stanco e vuole un pezzo della casa. No, è ricchissimo. Guglielmo Masciarulo, uno degli italiani più importanti d'Argentina. Ecco, guarda qua. Guglielmo Masciarulo. È lui, me lo sento. Azzù, lo mette bene. Ti fermi sempre alle apparenze. Anche l'occhio vuole la sua parte. Forse si sta sbagliando. Io non sono zio Guglielmo. Non sono zio Guglielmo. Com'è? Non sono il signor Guglielmo. E chi è lei allora? Conte Azzone Pozzan della Ghera. Accompagnatore dello zio. Piacere. Sono Gennaro di Gennaro. Dov'è lo zio? Chauffeur? È lo zio Guglielmo, non vedente. Zio Guglielmo, guardi. Ti sei commosso, tesoro? Che passa? Che è successo? È un petardo. Petardo? Sì, è il periodo sotto Capodanno, è successo. Zio, mi riconosci? Ma tu sei Anna? Oh, la figlia di Cosimo Masciarulo? Sì, zio. Oh, ma come sei cresciuta? Ma, incantato, che piacere. Quanto tempo! Come è diventato cieco? Fu una battuta di caccia in Patagonia, un puma. Cosa? L'ho attaccato alle pampas e l'ho fatto cadere. E avrei visto? No, lì ha trovato davanti il serpente. Serpente? E gli ha sputato il veleno negli occhi. Perché il serpente sputa? Oh, lì c'è un famosissimo serpente, altrettanto sputazzellas. Sì? Oh, è terribile. È stato parecchi giorni della vita morta. Azzone. Ne. Cosa? Azzone.
Beh, non volevo esagerare. No, Azzone di nome, Pozzan de la Ghera di cognome. Chiedo scusa. Origini mie sono toscane. Ah, che avrei detto romane. No, bassa Toscana. Molto bassa. Alto Lazio. Trastevere. Garbatella. Che bello, ti piace? Sì, ma non voglio spendere i soldi. Ma no, ma non ti preoccupare, è un mio regalo. Sei carina, ma non voglio spendere i soldi. Magari non ci saranno i saldi. Ehi! Ciao, ok, capito, ti lascio sola. Ci vediamo stasera, ciao. 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 Ti vedo finalmente happy. Eh sì, finalmente ho trovato un ingaggio per Capodanno. Ah, dove? In una discoteca qui in paese. L'impresario mi ha dato il compito di comprare uno spartito di musica napoletana. Wow. E mi ha dato la libertà di suonarli come voglio. Ma è carino, no? E tu? Niente Babbo Natale oggi. Oggi mi sono vestita da Befana. It's my day off. Anche il mio, diciamo. E, sai, ritorna uno zio dopo 40 anni in Italia. Che palle. E che ne dici se andiamo a farci un giro in moto? Non lo so, magari filmiamo qualche bel panorama. La scopa non ce l'ho però. Ho il casco. No, vabbè, dai, andiamo, ma stai attento a non meritarti il carbone, però. Sì, tu faccia attenzione, ma non ci sono scalini. E posso darle il tuzzi? Non mi bevo, c'ha grazia. Le do una mano, ecco, sì, piano. Sì. Ah, già, che lo sapevo! Piano col basso. Cioè, ecco, pericoloso. Si accomodi anche lei. Grazie, grazie. Conte... Azzone. Gennaro. Azzone, Pozzan de la Ghera, è il nome. Ma lasci perdere il conte. I tempi della monarchia ormai sono passati. Della nobiltà è rimasto giusto un po' di bon ton. Arex, e se fai così rompi i coglioni. Vamos, bon ton. Mi scusi, ma sono allergico ai cani, signora. Mi perdoni. Abdul, porta via Maradona, per favore. Madonna. Vieni. Però, zio, zietto, un piccolo rimprovero devo farlo. In tanti anni neanche una telefonata. Sono 40 anni che non vedi tuo nipote. Con le orecchie. Cioè che non la senti, perché... Usted chi è? È Gennaro, mio marito. Vedi, ombre? No, vedo bene, perché che? No, intendo, vedi Gennaro aveva ragione, tiene ragione, sì. Io sono stato molto tempo lontano, nella Pampa Argentina, trabaco. E trabacando, ha accumulato 300 milioni di dollari. Azzone Pozzan de la Ghera. Sì, sì. Bene, e che cosa possiamo offrire? Un caffettino, un succo di frutta? Un sugo, muchas gracias. Frutta. Prepariamo un succo di frutta per lo zio? Sì, Abdul. E che dobbiamo fare? Abdul che ce lo fa copto. Preparalo tu un succo di frutta. Vi preparo delle belle tisane orientali rilassanti. Che dobbiamo fare con le tisane? Hai detto succo di frutta. Vai. Sto pensando a quanti dinero io ho fatto volare via il vento. Hai visto? Per non dimenticare i 3 milioni che ha perso in 2 anni a carte e tutti quelli che ha speso con le donne. Zio Guglielmo. Entonces, io ho fatto buoni investimenti grazie anche ai consigli del conte Azzone, cioè esperto di finanza e di investimenti di denaro, ma il mio capitale è rimasto intatto. Bravo, zietto! Bello, zietto! Vai a prendere il succo di frutta, forza! Io ti voglio bene assai e tu non pensi a me. Queste canzoni classiche di Napoli, tu le canti in modo moderno, sono sicura che sarà un bel concerto. Sì? No, aspetta. Meglio di no. Perché? Dopo le feste io vado via e torno al mio paese che è molto, molto lontano da qui. È da Londra. Ho capito. Io sono venuto a trovare mia nipote e essa è l'unica parente che mi è rimasta. Sì. Effettivamente noi a gennaio partiamo definitivamente per l'Argentina. E zio ha avuto un'idea. Sì? Vorrebbe dare un vitalizio a sua moglie. Un vitalizio? È qualcosa más o meno $50,000. All'anno? Al mese. Azzone. E che mi ha preso per un po' brescito, un pezzente. E non mi permetterei mai, zietto.
Ecco il succo di frutta per lo zio. Fresco, fresco. Nell'attesa dell'eredità, naturalmente. Beh, quella bisogna aspettare, spero, mucho sanno. Naturalmente, per il vitalizio, si sta cercando di capire se la nipote è meritevole. Per questo abbiamo preso un albergo in zona. No, che albergo? No, zietto, tu devi rimanere qui, nostro ospite. No, non ti disturbe, non ti preoccupi. Ma nessun disturbo, anche lei, signor Conte, può rimanere se vuole. La ringrazio, ma preferisco alloggiare nell'albergo. Chissà quante cose avrete da dirvi. Come vuole, e invece lo zietto rimane con noi, eh? Hai visto lo zio rimane? Andiamo a preparare la stanza per lo zietto. Ci sono Abdulle e Bonaria. E dalla capotulle allo zietto la prepariamo noi, forza. Noi ci allontaniamo un attimo. Hasta la vista. Hasta luego. A vista, andate. Chi è? Andiamo. Se il vero zio Guglielmo sapesse la nipote che ha sposato, si rivolterebbe nella tomba. Perché se sapesse che amici paraculi che c'ha, pensi che si gira nella tomba. Poveraccio. Poveraccio lui e disgraziati noi, che non sappiamo dove sta esattamente questo disgraziato diamante. Ecco. Anche perché sta casa è grossa, due piani, a mansarda. Non si sa poi se c'è sto diamante. A me sta caccia al tesoro non mi piace per niente, oh, però. Tu devi stare a sentire a me, io c'ho il fiuto. Oh, ti ricordi zio Guglielmo prima di morire che gesto fece? Sì. Alzò l'indice in alto, ti ricordi? Era il medio. Il medio. E non, secondo me non stava a indica niente, ci stava solo a mannare a fanculo. Ma pure fanculo, sì. Te lo dico io che c'ho l'intuito. Ho alzato l'indice in alto. Secondo me, lui ha detto che stava in alto, nei piani superiori. La mansarda, capito? Vabbè, ma almeno mi viene a sentire suonare. Sarò al locale fino all'ultimo dell'anno. Certo, credo che la gelateria sarà chiusa. Perché la zia e la mia cugina hanno paura dei fireworks. Come si dice in italiano? I bot. I botti? No, ripeti. E bot. E bot. Zio Guglielmo, ti presento uno dei tuoi nipoti. Mattia, saluta zio Guglielmo. Ciao, piacere, Mattia. Ah, che bel nino. Io sogno zio Guglielmo. Poi ti presenterò anche Roberto, il mio figlio più grande. Lui sta sempre in giro, è appena tornato da Londra. Suona la chitarra in un piccolo gruppo musicale e ha anche trovato un ingaggio per la sera del veglione di Capodanno. Ah, quindi non lo vediamo per casa? Gli piace vivere da solo, per questo vive nella mansarda. Quella che tu aiutasti mio padre a costruire 40 anni fa, te lo ricordi? Ah, sì, me ricordo la mansarda, quella in alto. Se torna stasera ve lo presento. Però mi dispiace, nei prossimi giorni tornerà sempre all'alba. Che peccato che non posso conoscerlo perché volevo conoscerlo meglio. Ecco questo. Prenda al contrario. Ok. Spinga indietro, spinga, spinga, spinga di più. Ok. Così? Oh, Giacomo ha fatto colpo. Giacomo, una percentuale del 100%. È così, cioè tu vai e poi, non so se avete letto, non avete letto. Ecco, stia ferma ora che è un momento delicato, ferma, non si muova, ferma,
Ferma. Ecco. Come va? Un sorriso smagliante. Allora, siamo pronti a installare la protesi della signora Torrisi? Zio, ti voglio bene. Ti ho fatto un regalo. Che hai fatto? Sono avvantaggiato col lavoro. No. Che hai combinato? Ti ho messo la protesi. Fammi vedere. Allora? È un lavoro un po' particolare. Modestamente. Voglio vedere? No! Sì! Okay. Una cliente pagante. Era una cliente pagante. Prego, signora. Oddio, un coniglio! Più una lontra, direi. Diciamo che somiglia vagamente a... Ce l'ho! La zia di Ronaldinho. Ma per favore. La nonna. Le ho detto, il tipico umorismo fiorentino. Scandicci, gli ho detto. Non insiste. Ma come va in giro? Come va? Stia parecchio a casa. No, fai una cosa, prendi qualcosa per tagliare le doppie punte della signora. Che sono, parrucchiere? Ma perché sei dentista? No. Cammina. Almeno abbiamo risolto il problema del fischio, però. Sì, sì. Manca chi? La prego, signor Vigile, non mi faccia la multa. Mi dispiace, caro Babbo Natale, ma lei ha parcheggiato le renne sulle strisce blu senza grattino. Che fa, concilia? Sì, concilio. Bene. In natura. Che sei tutto? Aspetta, un po' cavuto. Circolare, circolare, Di nuovo lei? Ma non lo sa che questa è direzione vietata? Ma signor Vigile, la prego, se mi fa un'altra multa, mi tolgono gli ultimi punti dalla patente. Ah, perché quanti punti sono rimasti adesso? A gennaio, non giocherò con interrogatorio. Oh. Scusa, scusa. Se non vuole la multa, sa che cosa deve fare. Sì. Allora concilio. Non mi posso la sua cappella che mi fanno cerchia la testa. Cioè, no, e non rompere la magia. Oh. Scusa. Allora, concilia? Sì. No, assume a far parlare. No, non posso gridare. Sì, lo so. Oggi ho avuto una piccola defianza, una grande defianza. Non ha funzionato niente. Lo sai com'è il fatto che lui non vuole pensieri. Lui? Eccetto, è qua tra le meditazioni di mia moglie, le rotture dei miei figli, zio Guglielmo che frusta le palle. A proposito, ma volessimo riprovare col sadomaso la prossima volta, perché lo sai come è stato. Gennaro, dove sei? Ti devo lasciare, sta arrivando mia moglie. Ti devo lasciare, ciao. Gennaro, ma che succede? Stai male? Cosa? Perché? E con che stavi parlando? Ah, si sentiva? Sta chiamando. Chi? L'intestino. Ah. Vibra. È ben destino. A meno di sei modene ahi, perché sennò succede male. Genna, è che non sei in armonia col tuo corpo. L'energia non fluisce. Comunque se dovessi avere bisogno ci stanno le mie tisane lassative, Te ne hai, amore. Amore, te ne hai. Ti aspetto a letto. È già mezzanotte, domani ti devi alzare presto. Riattaccato. E questa è la mansarda e non ci sono dubbi. Sì.
diamante non c'è. E neanche qua. Vediamo qua. Vuol dire che questo ci ha pigliato con culo? No? No, e qua non lo c'ha. E dove starà? Ci voleva, vai via, solo tu ci voleva. Zio, che è successo? Ah, non me ne guardo, quel ferro, quel cane è salito come una belva feroce. Ma dove sono? Sei a casa nostra, Palazzo Masciarulo. Casa di Gennaro. Io sono Anna, tua nipote. Ah, e io sono Gennaro. Io stavo dormendo, non mi ricordo chi mi ha portato a chi. Zio, sei sonnambulo. Io? Non sempre, dipende dalla situazione. Sei sonnambulo. Sì. Anche se i sonnambuli non usano la pila, soprattutto se sono ciechi. Va bene, non è quello perché la cabeza non tiene, comprendi? Ma usted non sa che è pericoloso svegliare i sonnambuli? Tu eri già sveglio, zio. Hai ragione, zio. Scusaci, ma sai che potevi farti molto male? Sì. Gennaro, dovresti assisterlo di notte. Io? No. Allora bisognerà trovare qualcuno che lo controlli la notte. No. Non è possibile. Non è necessità. E poi mañana è per l'ultimo giorno dell'anno. Anche tu. Non si trova. Io non me lo perdonerei mai se ti succedesse qualche cosa. Azzone, sì, mi faccio assistere da lui, dal conte Pozzante della Ghera, che lui dorme pochissimo, e poi si tratta di pochi giorni. Secondo me ci vuole una persona qualificata, una professionista, per emergenza. C'è il conte Pozzante della Ghera. Bene, fallo entrare. Chi è? È il conte, il tuo amico. Signora? Conte. Azzone, amico mio. Con lui mi sento più sicuro. Lo zio è caduto, poverino. Noi non sapevamo che fosse sonnambulo. Onestamente neanche io. La caviglia. Io invece dormo anche 10 ore a notte. E a me mi svegliano anche le cannonate, eh? Azzone! Così lo faceva solo il mio compagno di cella. De culla! Nel senso che la monadizia è chiaro. Beh, io vorrei organizzarmi per trovarti un'assistenza per domani notte. Ma per stasera non preoccuparti, ti starò accanto io. Allora vi lascio soli, eh? A più tardi. Au revoir! Ammazza che zozzeria sto caffè, oh. Ma sei fesso? Dico io. Quello che ha detto che mi voleva mettere un infermiere per la notte. Capito? Io ho detto che l'avresti fatto tu. Invece con sta storia che non ti svegliano neanche le cannonate, hai complicato un casino. Ma come ti è venuto in mente? Oh, comunque, il diamante non è nella mansarda. Dobbiamo cercarlo altrove. Ah. Mentre lo cerchiamo, sta capoccia lavora. Aspetta qua. Sai che ho fatto? Questa qua. Sono andato in farmacia con una ricetta regolarmente falsa e ho preso questa scatola di sonnifari. Con questa si addormenta tutta la famiglia e pure Maradona. Così puoi rovistare tranquillamente. Nel frattempo io sto pensando a un altro colpo, anche perché le spese dobbiamo ripagare, la limousine, l'autista, i vestiti, se entriamo il diamante come famo? E tutto questo l'hai scoperto in farmacia? No, in gelateria, perché da parecchio tengo sotto controllo la proprietaria, quella tutti i giorni è apposta verso un verbo all'oppo, perché sto fatto di ice cream qui in Natale, ci sta a fare un sacco di sordi e ti dico solo che va tutto liscio. E che stanotte piove. E qui domani si allaga tutto. E se non piove? Ma se Pozzanghera dice che piove. Piove.
desolato, signora. Mamma mia, non mi è mai successo. Una gran bella signora così, guardi. Guardi come l'ho sporcata, ma guardi qui che io ho fatto. Guardi, un danno inestimabile. Sono signora. Cose che succedono. Ma non dovrebbero succedere, signora. L'importante è che non mi sono fatta niente. Soprattutto. E che ne possiamo parlare? E ne possiamo parlare, bravissima. Per qualsiasi risarcimento, questo è il mio biglietto. Conte Azzone Pozzan della Ghera, per qualsiasi cosa a sua disposizione. La ringrazio, signora. Buona fine e buon principio. Anche a lei. €9.700. Er Pozzanca la colpisce ancora, Sigrus, Sigrus! Ma sei sicuro che non ti hanno riconosciuto? Non credo che mi hanno riconosciuto, ma io comunque per sicurezza ho lasciato la pensione. Sì, vado a Napoli da certi amici, meglio non farsi vedere in paese per un po'. Ma tu nel caso chiamami, per qualsiasi cosa, ma entro 2 giorni che poi dobbiamo filare. Scasca, scateniamoci, riscattiamoci, liberiamoci. Domani avrei pregiudizio al mondo. Liberiamoci, scateniamoci, riscaldiamoci, liberiamoci. Domani avrei pregiudizio al mondo. Liberiamoci. Ok ragazzi, pausa. Più tardi riproviamo gli altri pezzi, ok? Ok, a dopo. Dai, non dire sciocchezze. Vedrai che sarai bravissimo. Sono sicura che avrete molto successo. È incredibile, abbiamo fatto il pienone. Ma tranquilla, ti ho conservato un tavolo per te, tua cugina e tua zia. Mi dispiace, ma non posso più. Come sarebbe non puoi? È Capodanno. Speravo lo passassimo insieme. Lo so, ma forse è meglio così. Ricordi che dopo Natale io vado via e non voglio legarmi troppo a te. Dunque ricapitoliamo. Mi ha detto che è passato con l'auto su una pozzanghera e l'ha sporcata. Poi è sceso per asciugarla e le ha rubato tutti i soldi. Come ha detto che si è presentato? Conte Assone, Pozzan della Ghera, vero mamma? E questo è il bigliettino che le ha dato. Spiritoso l'amico. Provi a togliere il dela. Conte Pozzanghera. Tolga pure il conte, che è quello di nobile, non ha proprio niente. No. Er Pozzanghera, è proprio lui, al secolo proietti Aristide. È un noto pregiudicato che ha fatto perdere le sue tracce in Italia già da un po' di anni. Pare si fosse rifugiato in Argentina. Mi attivo subito con l'Interpol per avere notizie. Scusi, dica. Informazione, siccome sono nuovo di qui, la prima volta, ho visto uscire una signorina sudaticcia. Ma che c'è movimento là dentro? C'è topa? Topi in questa palestra non ce ne sono, la frequento da anni, è una palestra pulitissima. No, non ci si intende. E topa è un modo di dire mio di Scandici. Pucchiacca, c'è pucchiacca che... Ma come si permette di rivolgersi così volgarmente a me? Capito, io la vedo. E io neanche la conosco. Questa è una palestra, ci si allena seriamente. Mens sana, in corpore sano. Ecco, appunto un corpore sano cercherei io, ma anche malaticcia, anche anziana. Vado a vedere. Ah? Va bene così, signor Presidente. Così. Ma signor Presidente, ma le sembra questo il modo di fare ginnastica? Scusi. No, ma guardi, è una ginnastica per il mal di schiena, perfetta, viene dalla Mongolia, Thailandia. Ma si vergogni, alla sua età e con la sua posizione. Io la tengo d'occhio. Signor Presidente, mi scusi, ma che voleva dire? No, che lui non ama lo sport perché ha un problema all'occhio. Ci vediamo stasera, puntuali, che la vengo a prendere alla porta al veglione. L'aspetto. Stia pronta. Pronto? Assù, tu non devi chiamare. Allora ci vediamo stasera. A mezzanotte ti verrò a dare un bacio. Tanto è un rito che fanno tutti. No, che cosa? Quello mio figlio già ha mangiato la foglia, poi c'è mia moglie. Ma lei è buddista, si fa i karma suoi. Meglio non svegliare il karma che dorme, capito? Ci vediamo domani alla roulotte. Ciao, bacio, ciao. Beh, Gennaro, allora sei pronto? Ma fu un bozzo qua, eh? No,
Perché non vai a fare compagnia allo zio che sta nervoso, eh? Così io finisco di prepararmi. Ma noi andiamo al veglione, non possiamo lasciarti da solo. Perché? C'è la cuoca, c'è il cameriere Abdul. E no, Abdul e Bonaria sono una coppia, hanno diritto anche loro a divertirsi la notte dell'ultimo dell'anno. Escono. Abbiamo chiamato un'infermiera. Un'infermiera? Sì. E questa deve essere una scassambrella. La scassambrella è una professionista, l'ha trovata Anna. Deve essere lei. E così lei è la nipote della signora Torrisi? Sì, è la sorella di mio padre. E fa l'infermiera? Sono diplomata a Toronto. Prego, le mostro dove potrà cambiarsi. Signorina? Angela, mi chiami solo Angela. Prego. Grazie. Babba Natale a casa mia. Non ti preoccupare, non ho bisogno di nessuna infermiera. A chi tengo pappagallo, a chi tengo bastone e tengo pratica del buio. Anche quando manca la luce. Prego, signorina, si accomodi. Zio, ti presento la tua infermiera. Buonasera, Angela. Un angelo. È incantato. Pure io. Lei è la nipote della gelataia, la signora Torrisi. Sì, lo so. È una mia paziente, c'è un problema agli incisivi. Emette un sibilo quando... pensavo di essere così fortunato. Avrei il piacere di rincontrarla qui a casa mia. Ascolta, devo confessare una cosa. Dopo la caduta di ieri, io ero molto, molto arrabbiato con voi e con quel Maradona che... E stamattina, quando ho incontrato il conte Pozzan della Ghera, io ho detto che volevo cambiare il testamento. Volevo donare tutto a un'associazione per la difesa del Condor. Un Condor? Ma come, quella sta a casa nostra, se il video è riferito lascia tutto un Condor. Gennaro, probabilmente lo zio, in una delle sue vite precedenti, è stato un Condor. Una cornaccia. E quindi ha il diritto di lasciare i suoi soldi a chi vuole. Date il salario alla signorina e mandatela via. Cambia testamento, lascia tutto quanto ai koala, ai pinguini, fai come vuoi, ma finché stai qui si fa a modo mio. Gennaro, senti, usciamo perché Mattia ci sta aspettando e poi c'è pure Pino che sta per venire a prenderci. Vai che vengo subito, saluto lo zietto. Happy New Year. Buona fine e buon principio. È tutta buona, chi se ne va più? Ma tu guarda, proprio l'ultimo dell'anno. È il tuo corpo che vuole dirti qualcosa. Chi l'ha parlato proprio corpo? E ti sta a casa che ti conviene. Sì, che ti è successo? È una solita emicrania. La solita, molto più forte. Un dolore fortissimo qua. Fa tutto il giro così. E finisce là. Che ti fa malattia la testa. No, è perché sono gli stessi sintomi del mio nonno. Che c'è stiantato secco proprio. Pah! D'infarto fulminante. C'è secco l'infarto che fa male allo stomaco, il braccio sinistro. Ah, a destra non c'entra niente. E lui aveva così, ce l'aveva questi. Andate, se mi passa vi raggiungo, ma non mi passa, quindi... No, non sono affatto sicura. E con quello che ha detto Pino, che dopo tutto è nel settore. Sono un luminare. Un odontotecnico incapace. Vabbè, anche tu sei un dentista, no? E vuoi mettere un dentista e l'odontotecnico? Comunque non ne capisci niente di infarti. Vorrà dire che rimango con te. No! E perché ti devi rovinare la serata? C'è Roberto che suona, tu ci tieni, no? Andate. Se mi dovesse proprio venire più forte, c'è sempre l'infermiera, no? E che infermiera? È la ragazza che fa Babbo Natale in gelateria. Mamma mia. Ai. Un dolore pure io, mi sa che rimango. Ah, Pino. Vabbè, ci ho provato. Un po' di rispetto per un povero vecchio. Poverino. Ma non so io, povero vecchio, è zio Guglielmo. Ah. Rispetto per un povero vecchio cieco e un'infermiera professionista. Comunque io rimango con te. Ecco, Scambiamoci. Anzi tu babbo, ma sta a casa l'infermiera. Mamma e papà, a casa. Papà c'ha il mal di testa. Sì, ma c'ha un'infermiera. Pure l'infermiera. Non ti preoccupare,
Vedi tu che puoi fare. E che posso fare? Sulla mansarda. C'è un terrazzo. E vedi, può darsi che stia lì. E se mi vedono? Non ti preoccupare, non ti vede nessuno. Ma come non mi vede nessuno? È semplice. C'è una scaletta nel cortile. Ehi, ho già controllato io tutto. E questo mi preoccupa. Buonanos, buonanos. A usted e la vostra mujer. Stai bene però. Adios. Sì, 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 sì. Vuole bere? Muchas gracias, per ora no. Non sei venuto. Eso pure perché? Per colpa dell'infermiera che sta a casa tua. E dicono che pure una bella ragazza. Ma l'infermiera, quella bruttissima. È una cozza. Presenta una cozza capelluso. Non la facesse che tu becco. Uè, se ti becco con un'altra donna che non è tua moglie, faccio un casino, faccio. Poi c'ho un cerchio alla testa, le fitte lancinanti, però. E preparati ad avere anche le corna, oltre alle fitte. E hai tante. Hai tante che li corre, che nemmeno te le immagini. Asù. Ho freddo. Può darmi un'altra coperta? Ah, ma c'è. Succede, piccolino? È un cane. Ma ci dice, beh, cane che abbaia non morde, questo... Con dolcezza e dirsi tutto con dolcezza. Sete? Fa caldo qui dentro. No, non lo siete. Ma non aveva freddo? Sì, qui il clima è freddo, caldo, le vampate ora.
miseria, ma dove sta sto diamante? C'è pure il cattivante, c'è pure il cattivante. Ma li portacci vostri! Guardi, certo. Per me niente champagne, io vado a prepararmi la mia tisana in cucina. Io non so che mi succedeva. Non riesco a stare sveglia, magari avrei bisogno di un caffè. Ci penso io, signorina, ci penso, sì. Ebbene, io sono stanco. Sì. Voi stanco. Del diamante neanche l'ombra. Qui solo petardi, bengala e trick track. Li mortacci oro. Ma che hai fatto? Bevo la tisana. Stasera ha un sapore un po' strano, però è buona. E per forza, la tisana? Eh? Tua. Tu non vai a dormire? Eh certo, c'ho un cerchio alla testa, dove vado a dormire. Ho promesso all'infermiera che ci preparavo un caffè, capito? Ah, ma non ti preoccupare, ci penso io. Tu, vai a letto, poverino. Signor Presidente, ma che cosa sta facendo? Io farò aprire un'inchiesta sulla vostra moralità. Questo è uno scandalo inaudito. Inaudito? Senta, mi scusi, non è come pensa. Sì, non mi sembra inaudito. Vieni, andiamo via da questo posto. Si è fatta male? No, però poteva anche stare un po' più attento, no? Gianna, che fai? Dormi? Dormo. Dormivo. Che mi ci dormi, dormo, non mi sveglio. Scusa. Gianna. Che anno? È da quando abbiamo fatto il cammino di Santiago nel 2000 che non mi prendi più. Che c'è? Se tu ricordi, non è la meditazione, l'astinenza, è il tuo karma. Karma. Vuoi prima, che? Vuoi prima? Vuoi prima? Che succede? Che passa? Deve essere la TV. Sicuramente qualche documentario sugli animali. Ah, intendo. Ma lei non dorme mai? Tiene sogno? Ma come potrei? Sto lavorando. Le confesso che prima avevo un po' di sonno, ma con questo caffè mi sono svegliata. Giù caffè. Mamma mia. Se crede può andare. Io sono sveglia. Che meraviglioso inizio d'anno. Grazie signora, volevo solo... Che passa? Mamma mia, poverina. Mamma mia, Maradona. Zio, scusami, mi dispiace. Prego, prego, vada pure a lavarsi. Sì. Zio, scusami. Questo cagnolino, È andata male, pure stanotte. Ciao core, qui è ora di smammà, caro mio. Te continua a giocare al fantasma del brillocco, io intanto te lo... Ma non mi vuoi abbandonare? In questo momento, disgraziato. Ah, io sono disgraziato. Ma tu fa come te pare, io intanto me ne vado. Auguri! Ma tu che ci fai qui? Come che ci faccio? Ho fatto assistenza notturna, non ci ho accomodato. Sei Guglielmo. No.
Unbelievable. Ma anche tu fai parte di quella crazy family? Ho capito. Ho capito il mal di testa di quel rattuso di mio padre. Rattuso? Cosa vuol dire? Rattuso è... Rattuso... Vabbè, dai, poi te lo spiego un giorno. Comunque, sotto una notte incredibile. Innanzitutto tuo zio è completamente fuori testa. Ah, poi i Cale? Vabbè, non ti dico. Mi spiace. Avrei preferito stare con te. Hai cambiato idea? Anno nuovo, vita nuova. Ho letto un libro stanotte e dice che la vita va vissuta seguendo il proprio istinto. Nel presente. E domani si vedrà. Di sicuro avrò nostalgia di te quando torno a casa. Ma non voglio neanche il rimorso di non averti conosciuto abbastanza. Abbastanza. Potrebbe essere poco o troppo. Abdu, questo caffè è una vera schifezza. Il signorino Roberto sta con una bella guaglione. Beate Aissa, il dottore sta ancora dormendo. Ha faticato assai questa notte. Ammazza sto cane, oh. Scureggia come un toro. Ma perché avete chiamato Maradona? L'omaggio più che grande Diego, ma alla bomba Maradona, quella di Capodanno. Bum 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 bum. Pum pum pum. Ha capito, Zigugliè? Pum pum pum. A te com'è andata? Beh, com'è andata? Com'è andata? Non sono stato un attimo solo, capisci? In questa casa sono tutti agitati. Ma come si può pensare e sperare di trovare un diamante sapendo solo che è in alto? Io rimango d'opinione che secondo me è vecchio che ho la manna a fanculo. Fammi una bella cosa, lasciamo perdere. Teniamo i soldi da gelatara e finiamo qua. Dai, se vuoi ti aspetto, se no fa come ti pare. Eppure io credo che quel gesto che fece il vero zio Guglielmo voleva indicare qualche cosa, ne sono sicuro. Zio! Zio, ho avuto ora un flash dai cassetti della mia memoria. Tu eri con mia madre e facevi proprio quel gesto. Ciò? Avrò avuto 5 anni e tu le dicevi: tua figlia arriverà in alto, molto in alto, fino a quel lampadario. Ma eri così diverso. Io? Diverso? E la vecchiaia mi cambia. Ricordami, la mia memoria mi comincia a traballare. Perdo i colpi, intendi? Quando ero bambina quel lampadario mi sembrava così alto, irraggiungibile, prezioso. Capisco, capisco. La bambina, guardando le gocce di cristallo, pensa a un tesoro. Come fai a sapere che sono gocce di cristallo? Ah, John, è il sesto senso, è la prerogativa di noi non vedenti. Nosotros annusiamo ambiente. Sì, sei un cane, sei io. Como los perros. Fiutiamo. Praticamente è come se avesse un terzo occhio, signora. Un dono. Miracolo. Come? Miracolo. 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 Le mie preghiere hanno fatto il miracolo. Ci vedi di nuovo? Ci vedo. Ci vedo! Miracolo! La luce! Ci vede! Gli insegnamenti del mantra Zen dicono che basta volere e credere intensamente per conquistare la luce. Vedi, Armando Zen, vedi. Ma che Armando Zen? Mi sento indipendente, mi sento libero, mi sento Renato. No, senso Guglielmo, state zitto. Sei benedetto. Sedetevi con me. Sì. Mio. Due grattini e mi fai questa giocata. Questo. Dammelo. Vediamo un po'. Niente. 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 Disgraziato. Che? Ah, grazie che. Non ti accorgi nemmeno che sono sola. In altri tempi mi avresti preso e sbattuta nel retro. Sono un po' giù di corda ultimamente. Mia moglie non mi fa dormire. Non dorme lei, non dormo manchi, capito? Se abbiamo una tisana micidiale.
se la prende e invece di dormire, capito? Ma non è che la tisana invece è un bello gelato? Guarda, che si fa scemo con la nipotina della gelataia, alias infermiera. Tu taglia! Naso? Non da cambiare. È stata solo una notte a casa per badare a zio Guglielmo. Sono successe cose turche. No, turche. Cioè, nel senso di roba di mantra, hai capito? Poi ti spiego. No. Tu me lo spieghi mo. No. E allora, fra un'ora al camper. Sì. Ma no mo. Dottore, i soldi! Napoletan, di questa nostra costa tutto il mondo è fan. Napoletan. Io di questa città sono innamorato, suono la chitarra e sono spensierato. Sempre sullo spiaggio dello studio la mattina, in cerca sì di una bella signorina. Napoletan, che simpatico che è. Napoletan, prendiamo un caffè. Napoletan, non solo pizza e mandolino. Napoletan, ti sta più vicino. Sempre sulla moto, senza mai fermarsi. In giro per il mondo, senza allontanarsi. Oddio! Ma no, lo faccio le dà. Stai facendo un senza mai fermarsi, in giro per il mondo, senza preoccuparsi. Peccato perché? Lo sai perché? Tra qualche giorno partirò. Ognuno torna alla propria vita, ma è stato bello. Non dimenticherò mai questi giorni. La vedi quella? Ci sono tutti i momenti più belli passati insieme. Ti spedirò un DVD così non li dimenticheremo mai. Ma è una bocca, questa. Chi è? Tuo zio non mi merita. Si inventa mille scuse per evitare di incontrarmi. Eppure guarda, sono ancora giovane, bella. Avete questa? Ecco il caffè. Allora Babbo Natale dove sta? Si sta facendo un'altra doccia delle sue. Ma che è sta storia della doccia di Babbo Natale? Ma come, Nunzio, non l'hai visto il video? Ma quale video? Vieni con me, dai. Rosa, metti la doccia di Babbo Natale. Ciao Nunzi! Sì. Sì, arrivo tra 5 minuti. Ho capito. Ciao. Ma perché? Perché hai messo la telecamera nella doccia? Io! You're an asshole! Come tutta la tua famiglia napoletana! Napoletans! Pensavo di potermi fidare di te! Stronzo! Angela! Non so proprio come ringraziarti, Anna. Con la tua preghiera tu mi hai ridato mi vida, mi vista. Devi proprio partire domani. Eh sì, è claro che sì. Ma prima di partire voglio dimostrare tutta la mia gratitudine a te e alla tua famiglia muy linda. Nada más vitalizio. Come nada más vitalizio? Niente vitalizio, ho pensato che è molto poco per voi. Voi mi avete voluto così bene, io voglio darvi tutto quello che ho. Todo mi dinero. Todo mio capitale. Todo? Ma no, zio, sei troppo buono. Noi non meritiamo tanto. Come non meritiamo tanto? Ha riacquistato la vista. C'è gente che pagherebbe milioni. Non meritiamo.
No, ma io ho dato già a disposizione al conte Pozzan della Ghera. Vostro zio ha un cuore grande così, come le pelotas del toro della Pampa. Perché il toro della Pampa c'ha due belle palle, eh? Vamos, buon ton. Ma no, zio. Sai, nel mio cammino spirituale i soldi non sono importanti. Anna. A me basta che tu stasera venga a dare la tua testimonianza alla mia comunità zen. Venga anche lei, conte. Io? Sì, sono tutti bonzi. Una setta, brava gente, ma sono bonzi. No, mi dispiace, ma il conte alla setta non può venire perché alle 8 ha un impegno. Ma pure alle 9, alle 10? Perché quando lì è notte, qui è giorno. E quando qui è giorno, lì è notte. Salgo sulla scala a controllare il lampadario. Maradona, rompere i coglioni. Sei buono, qual è quella buona? Buon anno. Cucchiaino. Buon anno. Un altro. Permesso, scusate. Sono venuto per parlare con te. Lei non ti vuole parlare. Ma io non c'entro niente, è stato mio fratello. Dice che è stato il fratello. Non gli credo. Mi dispiace, non ti crede. Ma ha 13 anni ed è in piena esplosione ormonale. Ha un'esplosione ormonale. Perfetto, va bene. Se nemmeno la verità ti fa cambiare idea, allora è meglio così. Signore, qui si lavora. Cosa vuole? Con o coppetta? Con o coppetta? Non voglio il gelato. Io voglio te. Mi dispiace, posso darle solo un cono? Sapore di doccia gelata. Ma mannaggia a te, ti ipnotizzo. Sto ipnotizzato. Mi sa che ha fatto finta, eh? Sogna pomino! Ma che succede, Occa? Che è stato? Scusate, sono solo inciampato. Vai a attaccare la corrente, va! Ma sa che sono cascato. Ma tu, che è successo? È successo un guaio. Chiamate l'ambulanza. Oh, Mira, ma che ambulanza? Ora non si è fatto niente.
È vero che non ti sei fatto niente, Azzone? Dimmi che non sei fatto niente. Non ho fatto niente. Si può sapere che cosa voleva fare col nostro lampadario? Il diamante, la lampadaria. Continua a dire che c'è un diamante nel lampadario. Prima è anche detto 45 carati. Che vuol dire? Che se fosse così, vanno usati che soldi. No! Guglielmo Masciaduca prima di morire l'ha detto a me. Il diamante è mio. E calla. Guglielmo Masciarulo. Allora, tu non sei mio zio. Tu sei un millantatore. I 200 milioni di dollari. E già io posso tenere 200 milioni di chi davo a te. Io non avevo sospetto. Io che l'ho portato anche dal supremo bonzo. Che figura. Insomma, cerchiamo prima il diamante, poi dopo si vedono i problemi familiari. Ma quale familiare? Ma tu chi sei? Ah, tu la metti così? Bene, peccato però. Io cominciavo ad affezionarmi. Va bene, c'è nato. Trattiamo. Avanti. Questa manga. Questa neppure. Ecco qua. Senti, è la sesta volta che li controlliamo tutti quanti. Il diamante non ci sta, gli chiama la polizia. La polizia? Non c'è bisogno, papà sta salendo in questo momento. Dicono che ci sta una denuncia. Ammazza, oh! E che gli ha letto nel pensiero? Te la vuoi, te la. La polizia era venuta per la denuncia di Angela per violazione della privacy. Ma... una volta acclarata la responsabilità di Mattia, minorenne, la ragazza aveva ritirato la denuncia. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Perché in quella stessa occasione si poté mettere le manette ai due famosi truffatori, Aristide Proietti, detto Erpozzanghera, e Rolando Mariani, detto lo zio d'America. Tra le altre notizie, il marito di Assunta ha lasciato questo mondo, ma lei si è subito risposata con Pino, che in tabaccheria se la cava meglio di quanto facesse nello studio dello zio. Il preside è stato sospeso, ma ha in corso un ricorso al Ministero della Pubblica Istruzione. Gennaro e Anna hanno ritrovato l'intimità e lo smalto di un tempo, merito delle erbe di Abdul, che fa venire via Federal Express ogni mese in quantità industriale. Del resto, come si dice, il passero canta quando non tiene pensieri. Le cose adesso vanno col vento in poppa. Merito di Bonaria e Abdul, e soprattutto di Maradona, che il giorno dopo la notte del lampadario ha espulso un diamante da 45 carati in mezzo alle cosiddette deiezioni che Abdul ha subito avvistato prima di raccoglierle nei famosi sacchettini e con encomiabile onestà ha sorprendentemente consegnato ai suoi datori di lavoro, in barba ai pregiudizi sugli extracomunitari e sui domestici, meritandosi una ricompensa più che sorprendente, un lauto assegno e una targa per Maradona, primo cane da diamanti. Anche se Gennaro, tuttavia, non ha perso il suo vizietto. Del resto, le erbe magiche gli danno una carica da ventenne in esubero e può quindi permettersi di coltivare un nuovo hobby, quello del giardiniere a luci rosse full time. Anche per Mattia e i suoi amici è cominciata la stagione degli amori ed è finita quella degli spioni. Lo ha capito anche Angela, che è stata capace di perdonare e di capire che Roberto è diverso, è il ragazzo giusto per lei. Del resto quel video non l'aveva girato lui ed ha fatto anzi decollare gli incassi della gelateria. Angela è nota in tutto il paese come la gelataia più sexy d'Italia, per cui è diventata anche socia di sua zia, la signora Torrisi. Tutto è bene quel che finisce bene e mi raccomando, andate piano. Napoletan, di questa nostra costa tutto il mondo è fan. Napoletan,
Napoletan, Napoletan. Io di questa terra sono innamorato, suono la chitarra e sono spensierato, sempre sulla spiaggia della sera alla mattina, in cerca sì di una bella signorina. Napoletan, che simpatico che è, Napoletan, prendiamo un caffè. Napoletan, non solo pizza e mandolino, Napoletan ti sta più vicino. Sempre sulla moto, senza mai fermarsi, in giro per il mondo, senza allontanarsi. Napoletan, Napoletan, di questa nostra costa tutto il mondo è fan. Napoletan, Napoletan, ci basta un sorriso e pronta un'altra chance. Napoletans, we love reggae music, we are Paranza Vibes. Napoletans, Napoletans, give me a smile, I start the style. Un'altra chance, un'altra chance, ci basta un sorriso, cavallo in the dance. Un'altra chance, un'altra chance, basta un sorriso, cavallo in the dance. Sempre sulla moto, senza mai fermarsi, in giro per il mondo, senza preoccuparsi. Napoletan, Napoletan, in questa nostra costa tutto il mondo è fa. Immaginaria, che si ha vido in un grid, cante palle in una rida. Tutto il mondo sa poco, e passaggio d'annamore, regolure sta città, e la gioia che te dà, ma che aveva sapa buona, vero male se la do. Napoli contraddittoria, Napoli è un'altra storia, Napoli ce vola amore, sbatto cuore, sbatto cuore. Napoli contraddittoria, Napoli è un'altra storia, Napoli ce vola amore, sbatto cuore, sbatto cuore. Saccia per quant'anni, ma ne tanta strana gente, cieca, sorda e stravutente, è la forza è sta città, che nessuno sa papà. Chi da non solo te affronta, nasce prima e nasce pronta, e creature già scognite,